Carpenteria Metallica Centese, azienda leader nella lavorazione del metallo. Lavori di carpenteria metallica, taglio a laser, piegatura, punzonatura e roditura in CNC, con la massima precisione e qualità. Tanto lavoro, ma anche tanta passione. Via Nazario Sauro, numero 3, telefono 051 683 5851. Impresa Merighi 100, opere d'urbanizzazione, asfalti e pavimentazioni rotobloccanti, impianti fognari e depurazioni acque, via Stradellazzo numero 3, telefono 051 683 6103. Merighi, tanta passione per il lavoro sempre a canestro. Studio Fava, commercialisti e avvocati. A 100, in via della Canapa 54. Il senatore Razzi esplosivo al carnevale di 100, sul palco con le ballerine brasiliane Fiordaliso e Patron Manservisi, che inventa un nuovo personaggio di spettacolo. Di Marco Raboni, 13 febbraio 2018. La curiosità era tanta, già all'indomani dell'annuncio della presenza. Poi il senatore è persona che ha cose da dire, infatti con un senatore possibile Razzi è alla sua seconda pubblicazione e nel libro racconta un pezzo della sua legislatura, vissuta in modo particolare, infatti la copertina del libro la dice lunga. Sul contenuto del libro lo ritrae a dorso nudo e con solo la cravatta al collo. Nel libro Razzi parla dei suoi rapporti con la Corea del Nord e si ritaglia il merito di... ...invitato, ed ora sono anche famoso, caro amico, te lo dico da amico, e fatti i razzi tuoi. Ma guardi, non ho capito! Quando balla sulle note della samba con le ballerine del corpo di ballo brasiliano che, come avete visto, lo avevano preceduto sul palco del carnevale. Poi il senatore è persona che ha cose da dire, infatti con un senatore possibile Razzi è alla sua seconda pubblicazione e nel libro racconta un pezzo della sua legislatura, vissuta in modo particolare, infatti la copertina del libro la dice lunga. Sul contenuto del libro lo ritrae a dorso nudo e con solo la cravatta al collo. Nel libro Razzi parla dei suoi rapporti con la Corea del Nord e si ritaglia il merito di aver contribuito ad evitare una guerra nucleare. Prima di passare alla nostra esclusiva intervista al senatore Razzi, sentiamolo in alcuni passaggi sul palco. Noi amici vi salutiamo qui e vi diamo, come sempre, appuntamento ai prossimi servizi sulla terza sfilata di carnevale di 100. Ciao ciao! Il grande Ivano ha organizzato questo grande avvenimento perché 100 è una bellissima città. Complimenti a tutti i cittadini, ma complimenti a te che riesci con amore a organizzare questa bellissima manifestazione. Complimenti, io sono stato in Tenerife, ho fatto il cuoco, ho lavorato in banca, ho lavorato nelle agenzie di viaggio. Ciao, chi lo vuole? Ciao, dai, alziamo la mano, chi vuole? Alla fabbrica tessile. Adottate un Razzi. Qui non lo vuole nessuno, però qui è un problema. Adottate un Razzi. Sappi che ho vinto anche tre gare di rock and roll. Adesso purtroppo non ce la faccio più, dopo un minuto non ce la faccio più perché non sono allenato. Ma è vero che hai evitato la guerra nucleare? Eccola questa. Sono anni che ci sto lavorando e tenere fermo la Corea del Nord e ci sono riuscito. Io ci sono riuscito. Se l'altro giorno hanno fatto le Olimpiadi e hanno partecipato, lo so, c'è anche un po' del mio. Bravo, lo so. Se non vi piace, potete criticarlo, c'è anche altro. La critica fa parte anche di tutto, di tutti e di tutti. Io sono l'unico che ha parlato con Kim Jong-un. Siamo in Sala Zari, qui a 100, in Piazza del Guercino, insieme al senatore Antonio Razzi. Senatore, se l'aspettava di essere qui al 100 Carnevale d'Europa? No, veramente l'avevo sentito da molti anni che è un carnevale molto famoso, però non ho mai avuto la possibilità e non
ha avuto l'invito. Questa volta c'è stato l'organizzatore Ivano che da vari mesi mi ha cercato e così ho detto ok, il giorno 11 di febbraio sarò lì da te. E per la prima volta sono venuto, veramente una giornata spettacolare, ma anche un pubblico eccezionale, ma veramente dei carri favolosi. Io che conosco molto bene il Carnevale, perché avendo fatto 14 anni nel comitato del Carnevale di Emmenbruck Lucerna in Svizzera, e conosco molto bene e so quanto lavoro ci serve per organizzare. E uno come Ivano, che ci mette molta passione, molto amore, perché lì bisogna avere la passione e l'amore per fare questo mestiere, veramente ho detto, sentivo, non lo conoscevo, ma sentivo quello che mi diceva per telefono, e ho capito che è una persona che veramente ci metteva anima e corpo per organizzare questa bellissima manifestazione. Ho detto ok, vengo, e merita la mia presenza. Io dico, non voglio assolutamente niente, perché mi ha detto, dice, magari cosa vuoi? Io ho detto, io non voglio niente, io vengo molto volentieri, perché quando si fa qualcosa per il popolo, per la gente, Antonio Razzi è sempre presente. Ecco senatore, a Palazzo Madama cosa le è rimasto di più gradito del lavoro che lei ha svolto in questi 5 anni a Palazzo Madama come senatore? Ma guarda, io ho, diciamo, come senatore ho cercato veramente di lavorare all'altezza della situazione, perché io che vengo dal mondo del lavoro e sono un operaio e me ne vanto di essere un operaio, è chiaro che ci vuole molto impegno, ci vuole molta serietà in quel lavoro. Io ci ho messo di tutto. Ho cercato, specialmente nei paesi difficili, tipo la Corea del Nord, tipo Pyongyang, tipo il maresciallo, o come viene chiamato, Kim Jong-un, Kim Jong-nam, che ieri era alle Olimpiadi, all'inaugurazione lì alla Corea del Sud. Sì. Dico, io ho cercato di metterci e di metterci anima e corpo per far ragionare. Io ci sono, mi sento e mi vanto di averci riuscito, perché tutte le volte ho parlato che bisogna sedersi a tavolino, guardarsi negli occhi e cercare di colloquiare, perché il Signore, come ho detto a loro, ci ha dato la bocca per parlare, e questo è quello che dobbiamo, adoperare la bocca per parlare. E come io il mio motto dico sempre, chi vuole la pace va, chi non vuole la pace manda. Ecco senatore, sul palco del Carnevale ha presentato il suo ultimo libro. Ma guarda, un senatore possibile, che io dico sempre che quella fotografia a torso nudo con la cravatta è il significato che un operaio si è dovuto mettere la cravatta per andare al Senato, se no al Senato non si entra senza la cravatta. Torso nudo perché mi sono spogliato di tutto e vi racconto tutto che è sui libri. Racconto e dico sempre che è un po' impossibile che ritorna un senatore operaio che ritorna nell'aula di Palazzo Madama, perché è molto molto difficile. Io ci sono riuscito io non sono un laureato, come ho detto, il mio congiuntivo lo sbaglio, ma a me non mi interessa il congiuntivo, a me mi interessa che chi è di fronte a me ha capito, e se io posso aiutare chi è di fronte a me e posso aiutare la gente, mi sono messo a disposizione dei cittadini. Senatore, un saluto a 100 per finire la nostra intervista. Ma un saluto caloroso veramente di cuore faccio a tutti il paese di 100 e a tutti.